Alessandro Rossi del Centro Sportivo Italiano Comitato di Terni, si rinnova la partnership con la Gazzetta dello Sport per l'ottava edizione della Gazzetta Cup, prima volta a Terni. Guarda, grande soddisfazione da parte del Centro Sportivo Italiano, che in un certo qual modo stiamo riportando sulla città, sulla provincia, e con grande soddisfazione trova risposte concrete. Questa è una manifestazione giovanile, quindi per noi dell'associazione del Centro Sportivo Italiano, che per noi la giovanile è l'attività principale, quello per il quale in un certo qual modo nasciamo, è fondamentale creare le condizioni perché ci possa portarla nel territorio e creare appunto quelle condizioni che possa far sì che tutte le società sportive possano partecipare e che soprattutto i ragazzi possano trovare soddisfazione. È immensa la volontà di far bene questa manifestazione, c'è stata in un certo qual modo riconosciuta sulla nostra città, un boom di iscrizioni, ben 28 squadre parteciperanno il 3 aprile a questa manifestazione di calcio, appunto per l'attività che va dai 9 ai 12 anni, e veramente è un grande risultato, fuori da ogni più rosea previsione, tant'è vero che le notizie dell'ultimo minuto saranno 4 poi squadre finaliste che faranno la parte, che andranno alla finale, alla fase successiva. Ecco, si giocherà al San Valentino Sporting Club, ai campi dell'Olimpiadirus, con Marco Lompietti, che è il responsabile tecnico, diciamo, della manifestazione. Chiediamo, ecco, di entrare nel dettaglio e spiegarci come funzionerà la competizione. Sì, allora, abbiamo, come ha detto prima Alessandro, abbiamo aggiunto il numero di 28 squadre totali, che sono suddivise in due categorie, Young e Junior. Nella categoria Junior, che abbraccia il 2006-2007, ci sono ben 16 squadre, nella categoria Young ce ne sono 12. Verranno queste squadre suddivise in gironi da 4 compagini ciascuna, e le cui poi vincenti formeranno un girone finale nelle quali poi le squadre si sfideranno, e arriveremo poi a sancire quali squadre andranno a fare la seconda tappa, che è di Macerata, che avverrà l'8 maggio. Le vincenti poi della tappa di Macerata andranno a giocare allo Stadio Olimpico di Roma le finalissime, con altre 15 squadre, 16 squadre totali, insomma, dell'8 di questa Gazzetta Cup. Un aspetto importante è la partecipazione che proviene da tutta la regione, perché abbiamo sì squadre del tessuto cittadino di Terni importante, ma abbiamo anche una bella nutrita partecipazione da parte di Perugia, Città di Castello, Gubbio, quindi insomma c'è un ampio respiro regionale oltre che cittadino sulla manifestazione, una manifestazione che ha tra i valori più importanti, senza ombra di dubbio, quello del far giocare tutti i bambini, perché lo scopo educativo viene prima di quello del risultato, tant'è vero che è obbligatorio che ogni giocatore presente in lista, ogni ragazzo, bambino presente in lista, disputi quantomeno almeno una gara in maniera ininterrotta. Questo è un aspetto importante, che è uno dei capisaldi poi del Centro Sportivo Italiano. Grazie.